Ho iniziato molto presto a pensare in termini progettuali. Probabilmente tutto è nato durante le giornate trascorse nel laboratorio di falegnameria di mio nonno materno, che mi ha trasmesso questa sua passione per la manualità, per la creatività e la meccanica. Successivamente, un po' più tardi, verso metà degli anni Ottanta, mi sono avvicinato al mondo del progetto e delle costruzioni grazie alle esperienze che ho fatto presso lo studio di mio padre, che era geometra, e che mi ha permesso di avvicinarmi al mondo dello studio, al cantiere, quindi a praticare le prime esperienze in quel mondo. E questo mi è servito molto durante gli studi universitari che ho frequentato parallelamente al lavoro, perché ho con facilità associato teoria alla pratica che avevo già sperimentato e che parallelamente agli studi portavo avanti. È stata una modalità di formazione molto importante perché mi ha dato modo, dopo la laurea, di inserirmi direttamente nel contesto professionale, conoscendone già gli attori, le dinamiche, mi ha permesso di trovare subito un buon equilibrio tra teoria e applicazione pratica. Non lo so.
Ho aperto il mio primo studio nel 96 nel Biellese, territorio al quale continuo ad essere molto legato sia professionalmente che personalmente. Nel 2004 poi ho iniziato gradualmente il trasferimento a Milano, dove ho fondato quello che è il mio attuale studio. Il trasferimento a Milano per me è stato un passaggio molto importante. La città mi ha dato nuovi stimoli e mi ha permesso di costruire un buon equilibrio tra le mie origini e le mie attitudini ad essere un soggetto urbano. Quello che mi ripropongo sempre come obiettivo nella professione ma anche nella vita è sognare razionalmente. Potrà sembrare un ossimoro, ma sognare l'impossibile è quasi troppo facile, quasi banale. Farlo con i piedi per terra implica invece una consapevolezza senza la quale non ci sarebbero spinte e stimoli reali. Intendo la professione di architetto come una dimensione multisfaccettata, composta e articolata su più piani e in più direzioni, ma capace attraverso la sintesi progettuale di arrivare sempre ad un insieme omogeneo di fattori differenti. Il motore di tutto credo sia l'aspetto creativo, la voglia di immaginare strutture, la capacità di creare delle proprie immagini mentali per poi proiettarle in realtà. È una spinta fondamentale. È ciò che rende unico e vitale e duraturo nel tempo un progetto. Il lavoro di architetto è equiparabile al lavoro di regista. In entrambi i casi bisogna coordinare e indirizzare professionalità, attitudini, aspettative di più soggetti verso una soluzione complessiva e unitaria. La visione che appunto un regista e un architetto hanno fin dall'inizio dei lavori. E non comprendo se non in termini commerciali la differenza fra architettura, interior e design. Non penso che le scale contino realmente, piuttosto a contare sono le idee e gli approcci progettuali. Credo in una visione globale del progetto a qualunque scala. In ogni progetto cerco sempre di lavorare per sottrazione, di lasciare spazio allo sguardo, all'immaginazione. Ma non mi definirei minimalista, anzi, cerco sempre di creare un equilibrio tra leggerezza e calore, sia sul piano strutturale che concettuale. Rispetto molto i miei committenti per la fiducia nell'affidarmi le loro case, i loro progetti, ma prima ancora che a loro, quando penso a un progetto nuovo, lo faccio per l'architettura in sé, perché è l'architettura che resta nel tempo. Contiene cose e persone che nel tempo inevitabilmente sono destinate a cambiare. E ho spesso la sensazione di sprecare il mio tempo, di essere troppo legato e troppo coinvolto personalmente al processo costruttivo di ogni progetto. Ma questo è l'unico modo per poterne controllare globalmente la qualità. Il senso del tempo, il mio senso del tempo, mi porta a bruciare le emozioni con grande rapidità. Questo però genera in me molta energia nel guardarmi sempre intorno, nello spingermi sempre in avanti verso qualcosa di nuovo, di sconosciuto, da esplorare. La grande passione che porto avanti in parallelo all'architettura è il motorsport, che ho praticato per tanti anni in diverse categorie, dai rally alla Formula 3 fino al karting, che sto praticando tutt'oggi. E ciò che mi affascina e da cui traggo piacere tuttora è l'idea di andare oltre un limite dato, di strumenti, di paure, di leggi fisiche, la spinta al superamento di me stesso, del mio limite. Le corse, come in generale lo sport, sono delle metafore perfette per la lettura della realtà e per la scoperta di se stessi. Dalle corse ho imparato la disciplina e il rispetto per le regole del gioco, assumendomi la responsabilità del rischio, ma anche quanto sia importante sapersi smarcare anche da se stessi. È
molto più pericoloso o controproducente, qui è la metafora, rimanere fermo a guardare o seguire la scia di qualcun altro rispetto a mettersi in gioco, a cercare di andare oltre, correre al proprio massimo, scegliendo la marcia magari più opportuna o scegliendo percorsi sconosciuti o più tortuosi.